Around Love Sick Duo 50 come il pane ubane 50. E oggi abbiamo il nostro pane quotidiano che si chiama Emiliano Vernizzi. Grande, benvenuto. Facciamo partire la sigla e poi si parte. Voi condividete intanto la diretta. Oggi puntata eccezionale. Eccolo, direttamente da Parma, con i peperoncini calabri, però ti abbiamo messo. Calabresi, sai come lo fa partire la condivisione? Condividi, ah, condividi. No, ce la faccio, mi hanno insegnato oggi come si condivide. Sì? Sì. Condivido sulla pagina. Sappiamo infatti che tu non sei uno tecnologico, no, neanche no, un po'. Sei super tecnologico Emiliano invece. Appena. Allora, parlare. Emiliano Vernizzi, per chi non lo sapesse, è stato con noi l'anno scorso in puntata con un gruppo molto particolare che si chiama Pericops, che lo vogliamo inquadrare. Particolare così. Perché non è che siamo proprio normali. Particolare perché soprattutto se vedete dalle foto del loro tour, a parte che vanno in giro con un cane pipistrello e alcune pellicce di finto cane pipistrello, fanno del jazz. No, sono bravissimi. E, insomma, adesso noi prendiamo in giro, ma è un trio spettacolare che è stato qui con noi l'anno scorso, i Pericops Plus One, perché poi spieghiamo perché, ma l'abbiamo anche detto la volta scorsa. Oggi puntata eccezionale da solo, e da solo perché gli altri due sono rimasti in tour. Vedo qua dalle date che mi hanno lasciato, hanno continuato in duo e io quindi sono disoccupato per qualche settimana. Perché insomma avete fatto un tour, cioè siete sempre in tour, ma l'ultimo tour del 2019 ha toccato diverse città della Germania. Ma spiegaci come mai che abbiamo fatto la Germania. Come mai abbiamo fatto la Germania? Perché eravate una dov'è che eravate una delegazione tedesca? In Cina? No, questo aspetta. Com'è che vai, racconta. Racconta prima, tu. Prima abbiamo fatto un tour in Cina a novembre come rappresentanza del Goethe Institute, quindi eravamo degli artisti ufficialmente tedeschi, no non ufficialmente. Però ha organizzato questo tour, diciamo, questo Gym Festival, che è un festival di musica improvvisata, con artisti tedeschi. C'eravamo anche noi, giustamente, perché siamo tedeschi, no? Io abito a Parma, l'altro è di Taranto e un altro è di New York, quindi era perfetto. Giustamente la Germania è il punto più vicino. Esatto. Comune. E quindi no, insomma, avevamo già collaborato diverse volte con loro e quindi, insomma, è stato carino che ci abbiano spediti in Oriente, diciamo. Bellissimo, in Cina, e poi adesso avete toccato la Germania e le prossime date sono Trieste, Pavia, Cremona, Reggio, Udine, Siena, Milano, insomma. Esatto. Tutte di fila, giustamente con i passaggi tra Udine, Siena e Milano per fare la geografia completa, comoda. Comodo, classico. Comodo. Classico perché i musicisti non macinano chilometri sulle strade. E presentate questo il disco che si chiama appunto Legacy, che è il disco che avete suonato anche qui da noi. Insomma, gli sgoccioli di questo lungo tour, diciamo, che è stato distribuito in 1, 2, 3, 4 tour praticamente. Sì. Quindi abbiamo questo qua che è l'ultimo. Faremo qualcosa a ottobre, ma sarà già non più Legacy. E ci sarà in previsione un nuovo album che registreremo quest'estate. Supremacy. Quindi... Supremacy. Supremacy, esatto. Dato che Legacy era Legacy, no, Legacy, diceva mia mamma, Legacy, no? È un po' inquietante questa cosa dei peperoncini, devo dire la verità. Anche, li tolgo. Non so. No, gli dà quel senso da... di appartenenza lasciane alla uno. Germania. Facciamo così, mettiamone uno un po' così, un po' più dentro. Così. Perché gli ho dato i peperoncini? Così, lo mettiamo qua. Gliele date come ferma spartiti. No, era giusto. Così. Noi abbiamo fatto una pausa comunque, cioè abbiamo fatto un break. Sì. E uno è tornato a New York, l'altro è tornato a Parigi, quindi siamo comodi. Proprio. Ma Nick l'ho beccato anche a New York, abbiamo fatto anche un paio di concerti insieme, grande. E mi ha detto che in effetti ha detto, ma questi italiani sono pazzi, vogliono andare prima là, poi su, poi giù, poi non riesco mai a capire. L'ha detto così. No, in realtà sa solo le parolacce in italiano, più o meno Nick.
non sa niente di italiano. Ma perché secondo me non ha capito ancora la geografia, ha detto ma perché dobbiamo fare tutti questi chilometri, ma cos'è, che l'Italia è tutta piccola eppure noi continuiamo a girare, perché l'Italia faccia in lunghezza e quindi è difficile, nel senso che se sei giù devi tornare sopra. Io sono Brooklyn, vabbè, insomma, va bene, grande, ciao Nick, ciao Nick, salutiamo anche Alessandro Sgobbi al piano, dopo vi mettiamo anche lì leaks dei Pericops, così potete ascoltare il disco oppure potete andare a trovare in tour. Ma oltre i Pericops, oggi Emiliano ha portato un altro bellissimo regalo, che è questo, di cui poi magari parliamo dopo, i Blue Mocha. Faccio vedere di qua. Pezzo unico quello lì, ragazzi. Pezzo unico e raro. Attenzione. Che è una formazione, dillo tu, è una formazione parmigiana, parmense. È abbastanza parmense. Doc, D-O-C, esatto. È una formazione Aiuto. Parmense. Con Michele Bianchi e Michele Morari, che sono appunto di Parma, e poi abbiamo Alberto Gurisi, che lui è invece trapiantato a Torino. Ah. Ed è un quartetto che si è consolidato nel 2014 con la presenza di un ospite che è abbastanza fisso, che è Fabrizio Bosso. E quindi abbiamo esordito con questo disco per la Giando Music Record, dal titolo omonimo Blue Mocha feat. Fabrizio Bosso. E perché Blue Mocha? Bella domanda. Blue Mocha perché diciamo che è una via di mezzo tra il blu, che richiama un po' la nota blues e blue note, quello che riguarda il jazz, e mocha, che è il simbolo dell'italianità, perché è il caffè ed è una parola universale, conoscono tutti. Ma a casa tu fai il caffè con la mocha? Io faccio il caffè con la mocha. O c'hai la macchinetta? No, a macchinetta, a fare giù la macchinetta, la mocha. Il blu mocha. Ma l'hai mai fatto con quella napoletana? Sì, ma forse l'ho rovesciato tu. Ci vuole più tempo, no? Bello. È buonissimo. Grande, bello. Bene, super sono disco. Praticamente quasi tutti i pezzi originali, tranne un paio di standard, tra cui Footprints e poi chiosa abbiamo bello, Brazilian Footprints. Like di Petrucciani. Mm-hmm. Sì, scriviamo tutto noi. Esatto. C'è un pezzo che ho scritto io, che forse penso che sia uno dei primi, che Bacon contro tofu. Esatto. E adesso sarà peperoncino contro gli occhi lacrimanti. Bacon contro tofu. Ha successo, diciamo, più che altro quando lo presentiamo il pezzo. Fiorentina contro Satan. Esatto. Quindi com'è che dinamica ha? Delle dinamiche fortissime, grassissime, super. Grasse. E poi dopo si asciuga e diventa magro. Un po' stopposo. Esatto. Me lo devo immaginare. Comunque cercateli Blue Mocha. Adesso non siete in tour, vero? Perché l'ultima volta che eravate in tour io non potevo venire, che era sold out. Quindi non siamo in tour, però saremo alla casa del Liscio. Alla casa del Liscio di Tre Casali. No, alla casa del jazz a Roma saremo a maggio, quindi con Fabrizio Bosso. Quindi venite, seguite anche i Blue Mocha, cercateli su Facebook, insomma, cercate il disco. E sono 11 tracce. Adesso io me l'ascolto, ancora non posso dire niente. Però acchiappatelo come il pane. Oggi puntata al 50. 50, ragazzi, abbiamo scoperto che è il pane la... Il pane, sì, la della smorfia napoletana. Allora, oggi, siccome Emiliano non è in trio... Adesso alziamo lo share che facciamo un pezzo. Esatto, siccome Emiliano non è in trio, al posto di suonare con i suoi compari, suonerà con i suoi compari che siamo noi, e facciamo qualche pezzo, perché dovete sapere che quando è possibile e quando la situazione lo richiede, ci piace sempre collaborare con qualcuno. Abbiamo chiamato Mecco Guidi, che salutiamo, al pianoforte, e qualche volta anche Emiliano con noi durante il tour. Abbiamo fatto un po' di concertini insieme, quindi vi facciamo qualche pezzo anche oggi, prima di dirvi che ci sarà in palio la nuova maglietta Lovesick Duo, dedicata a Shopping, la canzone. In fin dei conti ti voglio bene, ma è molto meglio restare amici. È molto meglio restare amici. Che vincerà colui che indovinerà l'indovinello più difficile che oggi Emiliano ha portato, giusto? Il più difficile. Perché dovete sapere che nei vlog che abbiamo girato per un paio d'anni c'è finito anche il buon Emiliano e avevamo messo in palio una maglietta con vari indovinelli, perché c'è questo hobby.
degli indovinelli che mi piace fare, anche insomma, se avete indovinelli mandate, risolvo, mandate. E quindi c'è stato uno scambio di indovinellamento. Per adesso ti voglio mandare del peperoncino dalla Calabria, dico. Angelo Minico. Manda. Angelo Minico, ti seguo sempre su Facebook, in Calabria ci vieni per caso? Tu ex parrocchiere. A mangiare vengo in Calabria e poi torno perché si mangia molto bene. E poi Mary Criviello ti manda un super cuore con una super gif, con una super Già è arrivato, lo sento qua proprio, sento il cuore, mi ha travolto di cuore. Grandi di qua. Vai, quale facciamo, ragazzi? Roly poly. Ok, parliamo con questo ragazzino grassottello. Vedi, non posso cambiare le telecamere mentre suono. Siete così belli, lasciamo questa. Alright. Are you guys ready? Oh! Every minute of the day, roly-poly, gnawing on a biscuit, long as he can chew it, it's okay. He can eat an apple pie, never even bat an eye, he likes everything from soup to hay. Roly-poly, daddy's little fatty, fatty's gonna be a man someday. Come on, play that thing. Scramble eggs for breakfast, bread and jelly 20 times a day. Roly-poly, it's a hearty dinner, it takes a lot of strength to run and play. Who's up wits and does the chores, run both ways to all the stores, he works up an appetite that way. Roly-poly, daddy's little fatty, daddy's gonna be a man someday. Let's do it, baby. Questo tormentone. Benvenuti ad Around Love Sick Duo, episodio 50. Aspetta che spengo il riverbero. Ricordo ancora quando a fianco al mio negozio a Parma lui e la sua band facevano le prove, dopo avergli fatto i capelli e sistemato le barbe. Bellissima musica, indimenticabile. Sta mettendo il dito nella piaga però, Amy, Ma parla dei miei capelli? Angelo, dici parla dei suoi capelli o okay. Che? Marcello Jack Antoni, ciao Amy. Ti ciao, saluto. Boccia! E poi Giuliano Maccherozzi. Oh yeah! I Giuli, ragazzi. Oh yeah! Allora, vi vorrei, visto, sax soprano.
giusto? Esatto. Benissimo. Sax soprano, chi non lo sapesse, come tutti gli strumenti ci sono vari registri, possiamo dire. Mostro questa telecamera. Sì, vai, mostra. Vedete, è un sax dritto, non ha la solita curvatura con la campana gigante. Non è un clarinetto e nemmeno una tromba. Tromba meno male. Che sai, quando a volte mi chiedono, bello è la tromba. Vabbè, mai come la fra, una volta gli hanno detto, ma cos'è che ti avevano detto? No, oggi mi è apparso tra i ricordi di Facebook che suonavamo l'anno scorso per strada, facevamo basket e mi hanno detto, bella l'arpa. Che grimo. Pensavo, dicevo, vabbè, in generale sarà bella l'arpa, invece intendevano il contrabbasso. Va bene, ragazzi, comunque niente, sax soprano, per chi non sapesse, e grandi esponenti del sax soprano? Sidney Bechet, Wayne Shorter, Dave Liebman, anche Coltrane, è stato un Steve Lacy. Grande. Del jazz, comunque siamo anche non del jazz, diciamo anche Kenny G nel pop è stato un esponente del, so che mi tirano i pomodori. E invece dei Misfit, esponenti del sax soprano? Tutti hanno iniziato col sax soprano e poi sono passati alle chitarre e distorsori, diciamo. Ma dici un po' questa passione invece dell'hip hop, nata dove, è nata perché, è nata perché continua, soprattutto perché continua, perché Emiliano continua a vestirti da ipopettaro anche se non canti hip hop, a parte che sono nato in qualche gruppo hip hop, ma da ragazzo, quando avevi i capelli, che Angelo Minico qua ci ricorda, che mi tagliava Angelo, ero un appassionato ai tempi del medie, forse anche prima, di gruppi hip hop, e quindi tipo i Run DMC mi piacevano tantissimo, Public Enemy, vecchia scuola, roba vecchia. E questa cosa è rimasta. Poi andavo in skate, andavo. Ah, eri uno skater? Ero uno skater. Non ho avuto un grande successo, avevo molte cadute e anche paura di farmi male quando è subentrato allo studio poi della musica, perché sai, hai sempre paura di farti male il gomito e il dito. Comunque abbiamo passato simile, anch'io ho avuto periodo skate. Mai niente di che, comunque. Sì, ma non fai mai il salto. Fai capito? Solo un sacco di male. Fai male, però c'era tanta voglia. Sono andato un po' di anni fa, sono tornato un po' sullo skate. Sì. Però con dei risultati pessimi, perché proprio malissimo, male, molte, molte botte. Però in tour l'anno scorso c'era un video in cui avevi fatto forse dove andavi in skate. Un pochino, mi ricordo. Avevamo questo skate in giro, perché Nicky invece lui è più bravo in skate. Ah sì? Lui è alto, slanciato. Vabbè, quindi... ma a New York c'avevano i park, c'erano tutte le robe fighe. Allora, i park. Io mettevo un legno in mezzo alla strada e mi facevo malissimo. Vero. E quindi è continuata, tant'è che adesso l'hip hop è entrato a far parte del jazz, il rap, scusa, più che l'hip hop. È tutto contaminato, ovviamente, sì. Se pensiamo anche a Robert Glasper, questi musicisti che mettono tutto dentro, ma lui... non è che mettono, in verità è il jazz, la parola jazz è cambiata, quindi c'è veramente tanto, anche noi non è che suoniamo jazz, uno pensa al jazz tradizionale, in verità, ma sempre... bisogna aggiungere degli aggettivi, crossover jazz o contemporary jazz, capito? Supremacy jazz. Potrete coniare questa parola, lo sai che potrete coniarla? Supremacy jazz, va bene. Ormai i generi sono un po' difficili, sono state barriere. Lasciamo, non pensiamo ai generi. Esatto, da rompere, esatto. Rotte. Ma a proposito di rompere gli schemi, facciamo questa rottura di schemi con un indovinello, che avevamo detto che c'era un indovinello facile. E da casa potete commentare. Posso mettere una piccola virgola? Beppe Di Benedetto, full, evidentemente il profilo è full. È pieno. Dice, ma Emi non fai. Ne ha piene le palle. È pieno lui. Allora dice: ma Emi non fai più la moca, l'hai detto tu pubblicamente. E addirittura ha messo un link con una foto. Fra. Aprila. La posso aprire? Che foto è di moca? Adesso vediamo. A 35 anni, aspetta. Ero dipendente dal caffè. Aspetta che adesso lo faccio vedere. Sulla perché... Gazzetta di Parma. È sul pezzo, ne bevevo Beppe. 5 o 6 al giorno. Poi è arrivata la tachicardia 2 anni fa. Il medico, ma cos'hai, vecchi del bar? È come se fossi allergico, disse. Adesso ti faccio vedere. Disse, ora sono condannato al caffè d'orzo, che fa schifo, ma è sempre meglio del decaffeinato, perché è come bere candeggina. Peccato, il rito era così, caffè in moca a casa senza zucchero, mi manca molto. Esatto. A 35 anni, a 35 anni, adesso non bevo neanche più il caffè d'orzo. Devi stare attentissimo a queste dichiarazioni. No, il caffè lo faccio agli amici se vengo. Eri dipendente dal caffè? Tanto caffè. Sì? Tanto caffè. Comunque sembra davvero il coso dei morti, cioè la
la foto, l'età, era in fondo e poi parte. Dice ero dipendente, cioè come se forse la tua lapide ne bevevo, poi è arrivata la tachicardia. Sulla mia lapide metterò questa dichiarazione proprio. Ora sono condannato, cioè niente mi può, sono mi in un'altra vita, sono ora condannato alle pene dell'inferno. Che foto, ragazzi. Beh, grazie Beppe, grazie. Veramente era fondamentale questo, cioè direi grazie mille. No, tra l'altro è tra le sue foto. Sì, perché eri diventato un commentatore tutto, cioè praticamente ti prendevano nelle gazzette ovunque. Abbiamo preso la gazzetta, esatto, mi ha fermato per strada e... anche perché a Parma quello che scrive la gazzetta di Parma, cioè legge. Beh, ragazzi, non si scherza, attenzione. Giusto. Grazie Beppe. Allora, diciamo questo indovinello, a proposito, state molto attenti perché questo è un allenamento. Vai. Per l'indovinello poi più difficile per vincere la maglietta. Questo è l'indovinello della maglietta. No, questo è l'indovinello della maglietta? No, no, questo è quello facile. Easy. Quello easy. Uno easy, vediamo. Prima per questo è warm up per scaldarsi. Potete rispondere secondo me anche in diretta questo qua. Allora. Non vale guardare su Google perché sennò siete pessimi, sappiatelo. Bravo. Anche se poi vincete qualcosa, la vostra coscienza vi dirà sei pessimo. Ecco, boh, messo le cose in chiaro. Vado? Vai. Allora attenzione, ci sono due madri e due figlie che entrano in un bar e ordinano un caffè. Il caffè costa 50 centesimi. Sì. Aspetta, scusa, ci sono due madri e due figlie che ordinano? Che entrano in un caffè, sì. Entrano in un bar e ordinano il caffè. Splash. Quanti caffè? Una testa. Ah, una testa. Una, okay. Testa. Il caffè costa 50 centesimi. Ok. E alla fine il conto è 1,50 euro. Com'è possibile? Una non ha preso il caffè. No, che sono in tre. L'hanno preso tutti il caffè. Ma no, dovete risolverlo voi. Ma io lo già risolvo. Mamma, figlia e nipote. Quindi c'hai due madri e due figlie. Com'è? Ripeti? Mamma, figlia e nipote. Sono in tre, due madri e due figlie. Mamma, figlia e nipote. Yes. La figlia della ci figlia. Ci sono due la madri figlia, e due figlie. Madre, figlia e nonna. Sono 1,50 euro, sono tre. Giusto, quindi è risolto. What? Dai, questo era molto semplice, era molto semplice. Era per riscaldare. Per riscaldare, bene, per riscaldare la mocca e il pane. Oggi si parla di mocca e di pane. Siamo qui per questo. Ragazzi, è l'ora delle 5:30. Allora parliamo invece di qualcos'altro che ti sta a cuore, che magari vuoi parlare della band o del tour o del... A cuore? No, nel senso qualcosa che ci vuoi dire tu, che vuoi raccontare oggi, visto che sei in questa pausa di questo tour che guarda... Dunque, oggi dal 15 sono... febbraio al 30 marzo. Allora, oggi sono venuto... i bigliettini del tour, eh. Oggi sono venuto in treno perché io della macchina non ne posso più, perché facciamo talmente tanto di quella macchina che se posso vado in bicicletta, ma Bologna era un po' fuori mano, oppure il treno era fantastico ed è una dimensione che rinvito a scoprire tutti quanti, perché magari tanta gente è un po', come dire, dipendente dall'auto, spostarsi anche poco. Ed è fantastico, quindi se potete prendete il treno, ragazzi. Noi stiamo iniziando a scoprire le gioie del bike e car sharing a Bologna. Oppala, che oppala. Car sharing, tanta roba. Ma a Parma c'è? A Parma, guarda, sono sicuro c'era questa cosa qua, un po' di decine di anni fa c'era. Non so se c'è ancora auto elettriche in centro che potevi prendere. Vabbè, l'auto è abbastanza avanzato, direi, però le bici dovrebbe essere... Le bici sì, c'è, la bici c'è. La biga, come dicono a Bologna. La biga c'è. C'è. Beh, ma te c'è la tua? Io la mia bici, perché la mattina mi faccio sempre un giro in bicicletta. Mi alzo, mi faccio un'oretta in bici. Un'oretta? Un'oretta. Meo. Un'oretta. Beh, mi alzo presto. Se mi alzo molto tardi dico, vabbè, il giro è andato. Però di solito è la prima cosa che faccio. Che ora ti alzi? 8:30? Prima della colazione. 8, faccio un giro in proprio bici, subito. Davvero entrepreneur. E allora torno che sono, diciamo, affamato e come dire, il metabolismo è già attivo, capito, in qualche modo. Ma tu sei vegan? Vegan. Quindi cosa mangi a colazione? A colazione mangio molta frutta, frutta e cereali. Frutta, cereali. E cereali, quindi senza latte? Senza latte o latte di soia, latte di mandorla, latte di riso. Non mi piace. Come mangi i cereali, così come le patatine? Metto dentro la frutta e quindi tipo, ok. Capito? Ma quindi c'hai l'estrattore però a casa, tipo ti piace avere l'estrattore che ti fai anche tutte le varie cose, succhi? No. Quello potrebbe essere una bella un bel beverone dove mettere le cose. Quello, no? Allora, Nick è uno che fa i frullati, però li fa con le verdure, quindi prende il sedano, la cipolla,
Il video la faccia. Lo la spinacio, mattina è impegnativo, è solo gli americani. Il cavolfiore e frulla tutto e lo beve. Ma il cavolfiore frulla, com'è il cavolfiore? Perché della frutta mangi la fibra che fa bene e invece della verdura è il succo. Però beviti te, capito, il cavolfiore frullato. Mattina. Guarda, non parliamo di ma fra cavolfiore. Qualsiasi tipo di cavolo è bandito dal suo piatto più o meno. Esatto, quindi, e quindi qualsiasi tipo, che sia cavolo cappuccio, qualsiasi. Qualunque cavolo. Però l'estrattore l'ho preso perché siccome molta verdura non la mangio, mi piace che poter fare magari il minestrone, quindi frullare ottimo. Le cose, lì in mezzo magari nel miscuglio qualcosa non la sento. Anche e funziona. Cavolo. Anche il cavolo potrebbe andare. E se lo senti cosa dici? Cavolo. Porca. Aspetta che ho la chitarra in mano. Ma quindi te ti svegli, no? Perché poi dicono che i musicisti sono pigri, no? Io mi alzo abbastanza, fra virgolette, abbastanza presto per gli standard. Che orari sono? Presto vuol dire che non mi alzo verso le 9. No, per me è presto, quello mi alzo io sono le 7:30. A volte anche prima, ma non mi alzo alle 7:30. No, neanche io. Stamattina tra le 8. Le 9, 9. Stamattina alle 8. Ma aspetta, vado a letto tardi però. No, ma anch'io vado a letto all'una, una e mezza. Dopo. Io dopo. Ah no, dopo non riesco. Come prosegue la giornata? Finché non vedo le 3 non vado a letto io. Dalle no, davvero? Dalle 3 dico ok, forse magari cominciamo ad andare a letto. Ma hai difficoltà a prendere sonno? Avevo difficoltà, però più che altro che la sera se sono a casa lavoro molto e quindi... Sì, riesci? Sì, perché non ho distrazione, non ho il telefono, le chiamate, quindi ti attacchi al computer. Ma perché te insegni di giorno anche, no? Insegno. Al conservatorio? Fai. Insegno, ho ripreso al conservatorio a Parma. Fai i preaccademici? Faccio tutto quanto, preaccademici, bienni, trienni. Cosa insegno oltre a sassofono? Sono sassofono. Ah, sono sassofono. Sono sassofono. E quindi se qualcuno vuole iscriversi e venire a fare sassofono... Che faccia delle giuste colazioni. Faccio le giuste colazioni, in bicicletta. Però non è... Scusa, ne manca una cosa. No, caffè la mattina? No, ma questo è da tanto tempo. Prima del VEG, il caffè. A 35 anni, io adesso ne ho 36, tipo, in questo arco fascio temporale. 36, esatto, quasi 36. Quasi 36, lui cioè non è più cocainato praticamente, di caffè, caffeinato. Ma scusa, quindi non lo bevi durante tutta la giornata o solo la mattina? Un caffè lo berrai? No, non lo bevo dal 2000 e... dal 2012 non lo bevo. Quando ne ho fatto l'articolo sulla Gazzetta che l'hanno chiamato tutti, ha detto: vabbè, ragazzi, adesso ho capito, smetto. Va bene. Sono sette anni che non bevo un caffè. Ho fatto coming out, adesso ve lo dico. Non bevo caffè. Sebbene mi piaccia il profumo, quando sento il caffè proprio mi piace, del desiderio, cioè, però non lo bevo perché diciamo che sono abbastanza addicted al caffè, quindi parto se parti con uno poi vai. Ho fatto periodi che prendevo uno al giorno, poi dopo l'uno diventa un due. Dopo è una sofferenza pensare che non puoi bere il secondo più grande che non berne neanche uno. E allora non lo bevo. No, però anch'io quando ho smesso le sigarette ho smesso totalmente. Poi mi piace sentire l'odore della prima boffata, dico così, puff. È buono, però poi non è che mi viene la voglia. Perdi l'abitudine, il caffè è più è bello è il gesto, è l'abitudine, no? Che fai questo break e bevi. È come la pasa paglia. Come la paglia, no? Esatto. Ma non lo so, a me mi viene voglia solo la mattina e dopo pranzo. Mm-hmm. Perché un po' quell'abbiocco dopo il pranzo. So che il caffè duro. Non ti fa svegliare, però mi piace quel momento lì. Aiuta. Sì, ma due ci sta. Allora proseguiamo la giornata di inizi dopo il prossimo pezzo. Facciamo un pezzo sveglio, un pezzo quale vuoi brillante. Fare? Facciamo il pezzo di New Orleans, Sister Kate. All right, let's do it. Intanto arriva il mio barbiere Cash, mi dice Wolverine perché non taglio i capelli da troppo tempo, domani vado. E Steffi Clar, ciao Steffi dalla Svizzera. Three great musicians, three great people in a room, too far away, but still I can be with them. Talking about moments, I love the internet. Thank you so much. Forza Emiliano Merlizzi, forza Love Sick Duo. Thank you so much, Steffi. We love you Thank too. You. Grazie, Steffi. Peperoncino per te. Carla Missano da Roma, baci, love Sick Duo. Grazie mille. Pino Russo, un saluto veloce a tutti e tre, grandi maestri. Grazie Pino, ti vogliamo bene. Un peperoncino per tutti. Peperoncino. Ma perché oggi c'è bianco peperoncino? Cioè, ma perché lui è calabrese. Tedesco. Ho capito. Allora facciamo questo pezzo, si chiama Sister Kate o I Wish I Could Chim Like My Sister Kate, e parla di questa Kate che fa questo movimento un po' sexy in città. Aspetta che riattacco il riverbero.
could shimmy like my sister Kate. Yeah, she shimmies like a jello on the plate. My mama wanted to know this now. What makes the boys think Kate's so nice now? All the boys in the neighborhood, they know that she could shimmy. Well, it's understood. I know that I'm late, but I'll be up to you dead when I shimmy like my sister Kate. Oh boy, shimmy like my sister Kate. Well, I went to a dance with my sister Kate. Everybody there thought she danced so great. I realized a thing or two when I got was to something new. Look at Kate, she was in her dress. You then realized she was in her dance. All the boys are going wild, but sister Kate is down. Sister Kate is down. Coffee boy. With my sister Kate, everybody there thought she danced so great. I realized a thing or two when I got wise to something new. Look at Kate, she was in her dress. And then I realized she was in her dress. All the boys are going wild over sister Kate's style. Sister Kate's style. Well, I wish that I could shimmy like my sister Kate. Yeah, she shimmies like jello on a plate. My mama wanted to know there's now what makes the boys think it's so nice. Now, all the boys in the neighborhood, they know that she could shimmy. Well, it's understood. I know that I'm late, but I'll be up to date when I shimmy like my sister Kate. Shimmy like my sister Kate. Oh, boy. Shimmy like my sister Kate. Oh, boy. Shimmer like my sister Kate. Shimmer like my sister Kate. Oh boy. Shimmer like my sister Kate. Oh boy. Shimmer like my sister Kate. Oh boy. Shimmer like my sister Kate. Keep going, boy. Come on. Stadio, che... Bene, bene, allora per chi si fosse collegato adesso, ciao Marco Ribecca, Pino Russo, un saluto veloce, ciao a tutti, Around Love Sick Duo, oggi puntata eccezionale numero 50 con Emiliano Vernizzi. 50. Torni all'accento 50. E facciamo la ruota della fortuna con 100, 100. È arrivato il momento, il super momento di oggi per l'indovinello difficile. Eh sì. E non svegliamo subito la soluzione, dovete commentare qui sotto nel post. Chi commenta e vince l'indovinello, vince, e indovina l'indovinello, è brutto, vince la nuova maglietta dei Love Sick Duo, targata shopping. Yes. E allora, prima dell'indovinello, magari condividete la diretta, così la possono vedere in di più e possono provare a indovinare in di più. Esatto. Siamo pronti? Sei pronto, Emiliano? L'hai preparato? L'ho preparato. Aspetta che ti faccio tipo il torero. Aspetta, con le corna, con le cornine però. Aspetta, quando è, ti tiro giù. Devo venire davanti, devo venire. No, devo metterti il telo e quando lo mollo, 3, 2, 1, via. Indovinello, indovinello. Attenzione, pronti col televoto. Dunque,
Indovinellone. Un gigante malvagio rapisce 10 nani e li mette nella cella del suo castello. E dice: domani mattina incollerò nella fronte di ognuno di voi un bollino che potrà essere o bianco o nero. Dopodiché domanderò ad ognuno di voi di che colore è il bollino che avete in fronte. Naturalmente loro non possono vederselo. Chi risponderà giusto sarà salvo e chi invece risponderà sbagliato lo mangerò immediatamente e poi passerò al successivo. Ok? Allora i nani di notte escogitano uno stratagemma per fare in modo di salvarsi. Quasi tutti. In verità, il primo nano che verrà interrogato, a cui verrà chiesto se ha un bollino bianco o nero in testa, può salvarsi oppure no. Quindi diciamo che non è garantito che possa salvarsi. Ma gli altri 9 invece si salveranno tutti. Oddio. Ok? Oh, questa la sapevo. No, questa la sapevo. È tipo quella che sono tutti... Non svelare. Non devi svelare niente. Quindi, 10 nani... Bollino bianco, nero in fronte, indifferente. Okay. Possono avere tot bollini bianchi, tot neri, tutti bianchi, tutti neri. Posso fare tipo FAQ, le domande basi? Vai. Ma se lo dicono a vicenda, non possono dirselo a vicenda quello che bollino ha quell'altro? No, il gigante chiede a un primo nano di che bollino è il tuo. Lui risponde o bianco o nero, se è sbagliato se lo mangia. Sì, però dico, tu hai detto che gli mettono il bollino, passa la notte. No, la mattina dopo glielo mettono. Ah, glielo mettono e glielo chiede, non possono parlarsi. Esatto, okay. La mattina li raduna, gli mette il bollino, sono sparpagliati in giro. I nani possono vedersi tutti, ma non sono in ordine, non c'è una fila, non c'è un ordine particolare. Sono tutti sparpagliati intorno. Gli mette il bollino e comincia a chiedere a casa uno di che colore è il tuo bollino. E poi passa a te piace questo tipo di indovinello, tipo l'indiano dagli occhi gialli, esatto. Quello che ci avevi fatto a noi. Sì. Quindi è tutto chiaro questo indovinello? Allora, se non è chiaro, Amy userà il tuo vocale per scrivere il indovinello nei commenti. Comunque il primo nano non è dato, diciamo che il primo nano può essere sacrificabile, può rispondere giusto o sbagliato, ma gli altri 9 invece si salvano tutti. Allora, se siete sul pezzo e avete la soluzione di questo indovinello, commentate, e, insomma, commentate anche se non avete proprio la soluzione, ma siete quasi vicini, potete fare più commenti per tutti, condividete la diretta così altri amici vi possono aiutare. E... No, più pallida idea. Ci sta già pensando, lui non dice più niente, guarda. Io mi ammutolisco quando mi fa indovinare, cioè, sto zitto per tre ore. Ma i tuoi amici Pericops in tour... Adorano questi indovinelli o ti odiano? No, non gliene faccio neanche. Nei qua secondo me c'è te la spugna, invece Alessandro ti insulta un po' e va via. Non gli piace. Vabbè, quindi adesso cosa facciamo? C'è un party indovina indovinello? No, facciamo un altro pezzo e nel frattempo lasciamo un po' di tempo. Ma io non posso più suonare adesso. Cioè adesso facciamo... Cioè, è impossibile. Facciamo un pezzo dell'ultimo disco Love Sick Duo. Che si chiama Non ci cascherai, appunto. Ma tu non lo senti questo tarlo dentro no, di te? No, non sento niente. È finita la mia giornata. Facciamo Non ci cascherai, Paolo. Così questo ti riguarda nell'indovinello. Poco. Nell'indovinello. Ci cascherai, sbaglio le parole. Vabbè, direi adesso dai nani. Nano. Canterai la canzone di Giorgio. I nani. È presente di Richard Benson, esatto. Vai, facciamo Non ci cascherai. Aspetta, qualcuno scrive... Cristiano Pizzimendi, ma qual è la domanda? Come fanno a salvarsi? Esatto. Come fanno questi nani a salvarsi? Come fanno a capire qual è il loro punto che hanno qui? Che colore hanno? Il bollino. Come lo stratagemma. Il punto della COP. Hanno anche i punti della COP. Hanno anche i punti. Devi trovare il hack. Siete pronti? Ok. Riaccendo un riverbero. All right, let's do it. One, two, one, no, yes, one, two, one, two. Credo che sia corretto che te ne vada. Dopo quello che abbiamo passato, è da te.
Hai lanciato tutto per aria, non ti ho capita. Guarda caso, in fin dei conti dai la colpa a me. E no, non ci cascherai e ci rifletterai. In fondo chi si mette in gioco sei sempre te. Io non ho sbagliato mai, ho la torta di un samurai. Chi troppo vuole nulla stringe, non l'hai detto te. Credo che sia facile dall'altra parte, soprattutto perché dovrei convivere con te. Potresti semplicemente andartene, per favore. Sarà duro, ma lo accetterò senza troppi se. No, non ci cascherai e ci rifletterai. In fondo chi si mette in gioco sei sempre te. Io non ho sbagliato mai, ho la corazza di un samurai. Chi troppo vuole nulla stringe, non l'hai detto te. Come on, baby. Non so come dirtelo, te ne devi andare. E portati i problemi e le tue cose con te. Mi lasci con questa pace, mi potrei abituare. Anche il silenzio sembra più puro senza di te. No, non ci cascherai e ci rifletterai. In fondo chi si mette in gioco sei sempre te. Io non ho sbagliato mai, ho la corazza di un samurai. Chi troppo vuole nulla stringe, non l'hai detto te. Come on, let me down, me and you. Si mette in gioco sei sempre te. Io non ho sbagliato mai, ho la corazza di un samurai. Chi troppo vuole nulla stringe, non l'hai detto te. Oh yeah, Emiliano Vernizzi in the house. Grazie ragazzi. Aspetta. Comunque non riuscivo a non smettere di pensare ai nani. Era complicatissimo, mi proprio sti bollini. Ho visto che ti ha distratto un sì, po'. Sì, 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 quasi mi anche mi inceppo con soluzione. Le parole. Soluzione, qui c'è una soluzione. No. No, 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 non c'è ancora nessuna soluzione. Non abbiamo ancora nessuna soluzione per questo indovinello. Si vedono le nuvolette delle persone a casa che pensano. Io alzerei le poste in gioco, ragazzi. E... allora, per questo indovinello, una maglietta e un CD, dai, facciamo così. Addirittura. Addirittura. Le ance, le mie ance ciucciate potete avere. Ok. Ma ridici un attimo l'indovinello per chi si è collegato adesso. Versione riassunto, versione riassunto. Ok, un gigante rapisce 10 nani e li mette nella cella e gli dice: domani mattina attaccherò un bollino bianco o nero sulla vostra fronte in modo che voi non possiate vederlo, e poi domanderò ad ognuno di voi di che colore è il bollino che avete sulla vostra fronte.
Chi risponde giusto si salva, chi risponde sbagliato me lo magno. Ok? I nani hanno tutta la notte per escogitare uno stratagemma che li aiuterà il giorno dopo a salvarsi. Non tutti. 9 garantiti. Il primo a cui verrà fatta la domanda non è dato a sapersi se si salverà o no, potrà salvarsi oppure no. Però la sua risposta aiuterà gli altri 9 a salvarsi certamente. I nani. Potete anche linkare il video di Richard. Ma dove li trovi sti indovinelli? Ma vai su dei siti, cosa fai? Me li fanno. Te li fanno e poi dopo rimangono in archivio. Esatto. Bene, bene. Allora, Emiliano Vernizzi qui con noi, Blue Mocha, Pericops. Ci sono altri progetti in ballo quest'anno? L'anno scorso c'era Ligabue. In Liga, giusto. No, quest'anno... Niente happy hour. Almeno nel disco non abbiamo partecipato. No, perché lui e Massimo Greco erano la coppiata Fiati Ligabue l'anno scorso. Il tour. Anche l'anno prima o solo l'anno scorso? 2017 abbiamo fatto, 16-17. Ah, 16-17, addirittura sono passati 3 anni. Sì. Quindi... Sì, perché c'era stato quel momento che lui aveva i polipi alla gola, no? C'è stato un momento di fermo. Era stato fermo, esatto, per motivi di salute. Salute. Qual è il tuo pezzo preferito del Liga? Attenzione. Per me è sempre stato l'Ambusco e Popcorn. Ce ne sono tanti di pezzi, aspetta. Beh, io sono affezionato al primo disco perché lo ascoltavo quando ero un ragazzo. Facevi... Lei aveva un vecchio macchino. E suonava non in cabriolet. Cabriolet comunque ma piaceva tanto a lui. Chevrolet cabriolet piace molto nelle canzoni italiane. Lui disse Ce l'hai. Quella è la tua. Ma sapevo anche l'intro. Era quella lì, grande. Ce l'hai. Ce l'ho. Posso venire anch'io in balotta. Devi chiedere a Fede. Chiama un attimo Fede. No, ragazzi. Va bene così. E quindi qual è? Quest'anno sono abbastanza full, diciamo. No, qual è il pezzo preferito? Scusa, mi sono perso io in questa. Del primo disco. Non so. Sono affezionato, diciamo. Sogni di rock and roll, questi pezzi. Sì, però un pezzo che mi piace molto è Per Sempre. Un pezzo che lui ha scritto. Che mi piace molto. E tipo qual è quella del buon compleanno Elvis, proprio la canzone, com'è che buon compleanno Elvis, guarda che sogno che avrei. Quello è un bel disco, quello è il mio disco preferito del Liga, anche super disco, sì. Ma c'è anche Leggero in quel disco lì o no? Penso di sì. Forse Leggero lì, sì. È stata una delle prime canzoni con la chitarra che ho imparato a suonare, Leggero. Dopo Torna a casa Speedy Gonzales, che comunque era un gran pezzo, non so chi l'ha scritto, ma è stato uno dei primi pezzi che ho imparato. Chi l'ha scritto? Questo è un bel indovinello. Chi ha scritto Torna a casa Speedy Gonzales? Esatto. Comunque c'è della calma piatta in questi commenti. Ragazzi, nessuno. Allora commentate indovinello. Questo indovinello. È troppo difficile. Una soluzione qualsiasi. Provateci. I nani. Sono 10 nani. Ma forse perché sono 10 nani? E non se erano fossero stati 7. Se fossero stati 7, sai quanto. Facciamo così: continuiamo la giornata, Emiliano Vernizzi. Cioè, poi la mattina cosa succede dopo questa colazione vegan? Dopo questa colazione vegan c'è subito il pranzo vegan. Perché ti viene subito fame. Mangi e la frutta dici: beh, ho fame, allora mangiamo. Datemi dei fagioli. Esatto. No, poi la mattina dei musicisti, diciamo che si fanno diverse cose. Cosa fai? O si pratica, che sarebbe la cosa ottimale, pratica, però succede più nel pomeriggio, diciamo. Invece per me succede la mattina. La mattina? Sì, perché pomeriggio non... La mattina devo fare l'ufficio, smistare le email e controllare cosa è successo. E quindi se non succede niente? Si studia. Ok. Se non si studia? Ma il telefono squilla però. Il telefono squilla. Ma tu quando studi... Verso le 10 comincia a squillare. Quindi non togli le suonerie. Quando studio tolgo. Ok. Tolgo. Come ti senti? Benissimo. Ecco. Finalmente in pace, guarda. È ottimale. Bisognerebbe staccarlo ogni tanto. Vegan, quindi telefono vegan. Telefono vegan non ce l'ho. No, nel senso che togli la ciccia, no? Le persone. Mi sa che è difficile quello. Ma ce l'hai quella l'applicazione che ti dice quante ore sei stato davanti al telefono? No, ce l'ho. Meglio non saperlo. No, è terrificante, cioè ti fa spaventare. A te Paolo tantissimo perché ti è venuto pure male al pollice. No, ma ti dice quante ore sei stato e poi te le suddivide in produttività e casseggio praticamente. Produttività, come fa a sapere che perché producendo? Se stai facendo, non so, delle email piuttosto che scrivendo dei messaggi, comunque probabilmente quello usando delle applicazioni per... Vabbè, ma WhatsApp allora cos'è? Sì, vabbè, ma che c'entra? Nel senso... WhatsApp metà è cazzate e metà no.
se lo... Come fa a dire se è brutto? La Fra ha distrutto questa applicazione che hanno pensato fior fior di ingegneri. Perché ha un logaritmo che sa quello che scrive. Sa quello che più o meno... Come, cioè, ci sarà una percentuale della chat che viene interpretata come cazzeggio, una parte lavoro, ci sarà quando sei al telefono, piuttosto che se stai facendo scroll sul feed di Facebook, quello è sicuramente cazzate. Invece, se sono messaggi, una parte sarà... Ma magari la produttività è proprio usare il dito, perché in questo momento devo fare fisioterapia, esatto. E mi consigliano... Di usare quel dito. Comunque abbiamo dei pollici in nuovo millennio che una volta non so, cioè si sognava. Avete provato a scrivere con l'altra mano? Sì. A scrivere proprio i messaggi? Molto più lento. Macello. Sì. Comunque non c'è più quella. Cioè, sì, è vero, a due mani vanno molto veloci. Ma ti ricordi quando c'erano i tastini? C'era della gente che, tipo la Fra sicuro, andava a una velocità fotonica. Non guardavo neanche le lettere io. Guardavi così, esatto. Sapevi dove erano. Sapevo dove erano. Anche mia mamma sapeva dove erano. Però quando ha cominciato a usare il T9 è finito. T9 è complicato, sì. Quando ci fu il T9, mia mamma scriveva dei messaggi che poteva comprendere solo lei. Perché magari tu dici, io li correggo dopo, no? Invece lei non li correggeva, faceva invio e partiva. Ma io ne ho letti parecchi di messaggi, sì. Devo dire che ci facevano delle granghigne perché non si capiva assolutamente il significato. Tipo cappello, salsicce, domani a pranzo sulla luna. Era un indovinello, cioè, andava, esatto, un anagramma, anagrammato. Allora, insomma. Intanto leggiamo un po' di commenti. Rolando Meraviglia, ciao amici, un bacio da SXSV. Cosa sono? Station Wagon? Sextet. Rolando Meraviglia. Ciao Rolando. Un bacio dal SXXSV. Guido Zerbin, Peppino di Capri. Paolo, complimenti per le cuffie. Grazie Guido. Allora ragazzi, c'è sempre in palio la bellissima maglietta dei Lost Sick Duo. Ma forse Peppino di Capri è la soluzione. Ce l'ha, vai! Questa è la maglia, poi c'è anche un disco, quindi... E i peperoncini adesso. Anche i peperoncini, si alza la posta in gioco. Beberonzine. Mi raccomando, i nani col bollino in testa. I nani. No, quindi beh. Dicevi, quest'anno sei molto full come impegni. C'è anche Izzy, quest'anno. Ah, quest'anno torno in tour con l'americano. Facciamo a agosto, facciamo un tour... italiano di un paio di settimane, quindi saremo in giro. Se passate però vi dico che non faremo la puntata perché fa troppo caldo. Fa troppo caldo, bravi. E poi uscirà il disco quest'anno, attenzione, il disco, sì? Che abbiamo registrato a Nashville. Ma è quello lì? A Nashville? Sì, quello Wine, come si chiama? Wine. No, non so, Rome is Burning. Ah, quello che avete fatto il video vestiti da Cesare. Esatto, che non è ancora uscito. Non è ancora uscito? Eh no? Attenzione. Vedo l'ora di vederlo. Ci sono dei video in uscita, esatto. Allora, intanto... Sì, era la risposta al Peppino Dovinello. Di Capri la risposta all'indovinello, ma come? Però, se no puoi rispondere il Ghana, che di solito quando nessuno sei in TV sarebbe esatto. Il Ghana. Il fiume del... Scusa, siamo arrivati al pranzo. Il pranzo in cosa consiste? Pranzo, beh, è sempre un pranzo vegan. Ma può essere la pasta, capito? Fai una pasta o gli gnocchi, capito? Ti metti a fare gli gnocchi? No, li prendi già fatti. Gli gnocchi. Che sbatti. Cioè. Una bella pasta asciutta ti fai. E come la condisci? Pesto? Ah, beh, puoi metterci il pesto, puoi fare i funghi, puoi fare col pomodoro, aglio, olio, peperoncino, con le verdure. Ce n'è. Qual è la tua pasta preferita? Aglio, olio e peperoncino. Ah, così alla secca. Grande. Ma però allora, ci sono cose, io apprezzo molto vegan, vegetale, quel cavolo che ti pare, perché la vedo sempre come già riuscire a rispettare delle regole è sempre una grande dote, quindi benissimo. Però ci sono certe cose, tipo, come fai la pasta aglio, olio e peperoncino senza il parmigiano sopra? Non ci va, aspetta. È durissima però. Ma no. Io soffro lì mi fai soffrire. No, il parmigiano è vietato nell'aglio olio e peperoncino. Assolutamente. Non è un sapore, è il sapore che copre tutto. Non sapete come godere nella vita. Come no? Vai a Napoli, cioè... chiedi una pasta aglio olio e peperoncino col parmigiano. Vabbè, dai, allora ragazzi. Secondo me ci va, comunque va bene, allora il parmigiano lo metti dappertutto. No, vabbè, sui funghi no. Aspetta, io ho una domanda più metodica. Più metodica del parmigiano. Ma te quando poi studi, no? Metti anche il parmigiano nello studio, nel senso scendi poi a coprire tutte le cose che no, devi fare le scale, le note lunghe, fai queste cose, no? Se hai tempo, sì, fai tutto. Se no? Diciamo. No, se hai poco tempo, studi alcune cose. Se hai
delle ore, diciamo che allora magari fai il sugo, riscaldamento, fai il sugo, fai queste cose qua, fai tutto quanto. Però Guido l'indovinello non lo ripetiamo una terza volta, aspetta che tra un po' finisce la puntata, possiamo scrivere nei commenti dopo. No vabbè, dai, adesso siamo già un'oretta, non ti preoccupare, non perdiamoci, lo scriviamo dopo, anche perché dobbiamo assolutamente capire come prosegue questa giornata. Quindi ufficio oppure si studia, capito? Ma è molto ufficio, ormai. Okay. È molto ufficio. La mattina molto ufficio. Quindi vuol dire rispondere a telefonate, rispondere email, rispondere WhatsApp, rispondere tutte le chat con i pericops, mandare scalette, decidere arrangiamenti, e il video, è la cosa, è la mail, è questo, è quell'altro. Avete fatto dei clippini molto molto carini. Abbiamo fatto dei clippini. Certi anche notevolmente stupidi, bellissimi. Esatto. Ce la mettiamo tutta, ce la mettiamo. Mettete tutta, vedo che vi... Ma stanno riscuotendo successo, cioè secondo te è utile fare questi video, fare questi clippini anche su Instagram? Allora, diciamo che il clippino simpatico naturalmente acchiappa di più dell'articolo postato. Ormai una volta magari su Facebook potevi ancora postare qualcosa da leggere, adesso è quasi difficile. Se posto una review di un articolo è difficile, diciamo, che la gente si metta a leggere. Ok. Capito? Quindi diciamo che il video è più immediato, quindi è veloce, la gente guarda, scorre. Poi montato così in un minutino che scivola via bene. Sì, esatto, carino. Quindi è tutto iPhone, e insomma qualche idea. Poi non è che ci facciamo molta fatica, perché sono abbastanza... Cioè avete questa indole. Indole un po' deficiente. C'è anche da dire che fare un po' di video, soprattutto per un progetto come il vostro, che è strumentale, aiuta anche nelle sciocchezze, piuttosto che le cose più serie, un po' a conoscervi un pochettino di più, perché diciamo che il messaggio a livello di parole, verbale, nelle canzoni non c'è, perché d'altronde è strumentale, se non i titoli. Esatto. Che neanche quello aiuta. Non aiutano, come sono i sistemi. Ma neanche la copertina, neanche la copertina del disco, perché la copertina c'è una MILF super contrastata. Non possiamo dire che è MILF, vediamo solo il rossetto e il seno. Mi sono esposto troppo. Non è dato sapere. Scusate, quindi... questo è un indovinello anche questo. Trovate la copertina. Sembra più una sirenetta che una MILF. Fochino. Faccio vedere da qua, si vede piccolo. Ho l'occhio lungo. La Fra l'occhio lungo è una copertina, diciamo, che va un attimo a molte chiavi di lettura e ci piaceva molto. A me piace perché assomiglia a una sirenetta catturata e poi ha questi capelli che sembrano una rete. C'è qualcosa, ci sono, diciamo che, vabbè, adesso forse lì un po' piccola, però disco alla mano, fotografia alla mano, si scoprono tante cose in questa foto. Ma l'avevamo fatta vedere bene nell'altra intervista. Quindi quando componete anche le copertine, c'è tutta una storia o c'è sempre una mente che elabora? No, di solito principalmente su queste, diciamo, sull'aspetto del contenuto, l'aspetto estetico, ragioniamo di solito io e Alessandro dal punto di vista, diciamo, artistico, ecco, diciamo, cioè, quello che è l'aspetto artistico, quindi comporre musica, le copertine, e poi c'è quello che riguarda il touring, invece ci comprende tutti e tre, perché comunque Pericops rimane sempre un progetto anche in duo che continua, sono usciti con un album quest'anno, quindi va avanti sempre come duo, e poi c'è questa cosa del trio che in questi lunghi tour uscirà un documentario sul trio. Bello. L'avete girato voi? L'abbiamo fatto girare. Ce l'hanno girato. Molare. Sarà un putpourri un po' di quello che sono state le pillole che magari qualcuno di voi ha visto in questi anni, più ci saranno delle cose inedite. Bello. Capito. Bene. E quindi cosa consigli per tutti gli appassionati di jazz? Perché tu hai fatto un percorso classico, giusto? Neanche l'ho fatto. Non hai fatto tutto il percorso classico? Non l'ho neanche fatto. L'ho assorbito un po', perché in casa erano musicisti di classica principalmente, quindi l'ho assorbito di rimbalzo. Ho fatto un po' di pianoforte, solfeggio, queste cose, ma non ho mai fatto il musicista di classica. E quindi chi come me sta finendo il conservatorio o chi ha iniziato a fare conservatorio di jazz e dopo vuole trovarsi per dire a fare un tour, a fare un disco di jazz, cioè, cosa consigli tu? Alla fine del percorso, in questo caso qua, secondo me è importante produrre la propria musica, cioè quello che, ok, vai a scuola, impari le cose, ma a un certo punto devi anche produrre delle cose tue personali per metterti sul mercato in qualche modo. Quindi quello che consiglio è di non smettere mai di scrivere musica e di fare dei progetti, se sono anche con diverse persone meglio, perché è giusto anche
Visto il genere che... Provare anche, perché anche cambiando, insomma, la formula di Pericos funziona perché è anche sono anche i componenti, diciamo che se metti un batterista, un pianista diverso, un sassofonista diverso, non funzionerebbe. Cioè la musica è pensata per questo tipo di persone, quindi quel consiglio è farsi la band, suonare, fare le prove, trovarsi e suonare, capito? Quindi fare, che è una cosa importante secondo me, visto che vedo che è un po' andata fuori moda questa cosa qua. Il fatto di suonare, il minutaggio, suonare di stare ore sì, insieme. Sì, esatto, e non semplicemente suonare da soli davanti a YouTube, quindi suonare veramente con delle persone, e trovare il proprio sound, registrare le cose, i mezzi ci sono, cioè, oggi si può fare qualunque cosa, e promuovere la propria musica, suonando in giro in qualunque modo possibile. Questo è quello che consiglio, è quello che abbiamo fatto noi. E dopo quanto tempo è uscito questo disco e siete partiti in tour? Dopo 40 anni, no scherzo. il disco... In generale, questa tua idea, progetto, insomma, la tua idea proprio di fare musica tua che poi ha preso piede? Beh, no? Comunque quando siamo usciti con i primi dischi, con Pericops, abbiamo cominciato dopo un paio d'anni, diciamo, a cominciare veramente a suonare in certi contesti di un certo tipo. Però, insomma, non vi siete allenati per 2 anni, diciamo così. 2 anni, diciamo, sulla musica. Poi adesso naturalmente è tutto più veloce perché sappiamo bene come funziona. Mm-hmm. Quindi adesso faremo una residenza artistica la settimana prossima, dove ci troveremo a provare della nuova musica che non abbiamo mai suonato. E quindi, come avete fatto nel nord Europa quella volta? Come abbiamo fatto in Scozia, sì, anni fa, ci siamo trovati lì, e questa è una cosa che, diciamo, va fuori da quello che è il tour, che è tutto l'aspetto, diciamo, del concerto. Com'è il periodo così intensivo, chiusi lì a far solo quello, quanto è importante? Molto, molto, perché diciamo che lavori su quello anche per una settimana, vivi nello stesso posto tutti insieme, non hai distrazioni e ti trovi, prepari le colazioni per tutti. Ti preparo le colazioni. C'è anche questo qua, c'è anche questo aspetto. Ma bello. Dobbiamo far così perché viviamo tutti lontano, quindi... Se no non succede quella... Insomma, ci vuole un catalizzatore per quella magia lì. Se no è difficile dopo, vivendo nei ritagli di tempo. Esatto. Vediamo cosa succede. Attenzione, disco in arrivo. Disco nuovo in arrivo. Magari farà schifo, farà la schifezza, sarà tutto... Non sarà né bacon né tofu, chissà, sarà un pasticcio di... Sarà una jambalaya. La jambalaya. Facciamo un pezzettino ancora? Dai, facciamo ancora un pezzo. Vai. Pezzo. Io vi ricordo Around Lost Duo oggi con Emiliano Vernizzi, Blue Mocha, Pericops e tanti altri novità in arrivo. Vi ho messo nei commenti le... A me piace questa cosa che faccio, ti disturbo qua dietro. Esatto, i suoi siti, la sua musica, quindi non potete dire che, insomma, la novità non c'è. Abbiamo tante novità, condividetele con i vostri amici. Intanto che loro scelgono un pezzo, io vi ricordo l'indovinello, vi ricordo che la prossima settimana saremo con Fabio Nobile, batterista, jazz, anche lui. Ricordi, no, Fabio Nobile? Conosci Fabio Nobile? Yes. Salutiamo. Quando arriva? Lunedì prossimo. Sì. Quindi un altro lunedì di Jam con noi. Vai. Se vuoi tornare, Emiliano, puoi tornare. E lunedì sono in tour, però vediamo. Vi chiamo. Vi seguirò la diretta sicuramente. Facciamo. Ceghirisi? Una di tante, no? Una di tante. Dai, sì, che ci tira fuori un po' di magia col soprano. Questo pezzo parla delle occasioni. Quelle non mancate, hai capito? Esatto. Mai perdo un'occasione, ragazzi. Per una volta. Let's do it. Put that riff? Mm-hmm. Oh, yeah. One, two, three. Lo sapevo, non avrei dovuto incrociare lo sguardo con te. Non ci credo che quello che penso non lo pensi anche te, solitario, che di nascosto mi bevo un caffè abbastanza dolce, che se non provi non sai com'è. Non capisco se il sale o se il sole che mi pizzica sul viso, mi rimprovera per qualcosa che non ho messo per inciso, e capiterà nuovamente, ma non più con te.
sei una di tante. Sicuro tra me e te sei più bella te. Pochi secondi e mi pentirò di aver scelto il caffè. È ormai tramontato l'interesse che avevi per me. Dove ho sbagliato? Son qui seduto che aspetto te. Non capisco se il sale o se il sole che mi pizzica sul viso. Era in prova, era per qualcosa che non ho messo per inciso. E capiterà nuovamente, ma non più con te, che sei una di tante. Mi bevo un caffè abbastanza dolce, che se non provi non sai com'è. Non capisco se il sale o se il sole che mi pizzica sul viso. Mi rimproverà per qualcosa che non ho messo per inciso. E capiterà nuovamente, ma non più con te, che sei una di tante. Posso anche fare i suoni qua. ma sta cosa è bellissima. Poi col riverbero lo senti, che bellezza. Mi va di fare un altro secco così? Sì. Poi andiamo sì, verso vai. Una conclusione. Vai. Qualcuno ha scritto qualcosa per l'indovinello? Sì, ma no. Grandi ragazzi, Magico Amy, grandi. Roberto. Puoi fare un altro indovinello? Più facile. Dai, uno più facile. Dai, vediamo verso la fine. Dopo ne facciamo uno più facile, dai. Va bene. Let's do it. Rock and roll, take it easy. Vai. C'è un pezzo che arriva da New Orleans, Mr. Bobby Charles, e parla di lui che va a casa di lei e lei non lo lascia andare via. Se lo prende, se lo squizza, chiude le bassa le tende, vuole fare rock and roll con lui tutta la notte, capito? E quindi lui gli dice take it easy, baci piano. Greasy, che è un po' appiccicosa, un po'. C'è grease, no? Grasso, greaser. Beh, a me non capita mai questa situazione. Infatti non capita zero, mai questa roba. Comunque, c'è greasy. Neanche nella vita reale. No, insomma, è la storia di questa stalker e lui fa c'è greasy. Cioè, non avete stalker con i Pericops? Non ci credo. Sì, sì ne abbiamo. Ah, ecco. No, non diciamo... Non diciamo quali stalker. Quindi insomma è basato su questo slide, perché questo take it easy because you got a long way to slide, perché sei scivolosa. Sento già tutto. Senti già tutto scivolante. Scivola via del sassofono. Vai, ci fai tutti i tuoi. Ah.
to see my baby last night. Stop kissing me, squeezing me, and holding me tight. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy. She got a long way to slide. She said, hold me, daddy, and don't let me go, cause I wanna rock and roll with you some more. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy. She got a long way to slide. Well, she pulls the shades and turn the lights down low. Say, come on, daddy, let's rock and roll some more. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy. She got a long way to slide. Come on, boy, play that thing. Don't let me go, cause I wanna rock and roll with you some more. I take it easy, greasy. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy. She got a long way to slide. She pulled the shades to turn the lights down low. Say, come on, daddy, let's rock and roll some more. I take it easy, greasy. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy. She got a long way to slide. Listen up. When I tried to leave, she said, hold our cat. I ran out the door and she pulls me right back. I take it easy, greasy. I take it easy, greasy. Take it easy, greasy. She got a long way, there's a lot, got a long way, baby. Said, hold our cat. I ran out the door and she pulls me right back. And take it easy, greasy. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy. She got a long way to slide. Everybody now. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy, greasy. Cause she got a long way to slide. In the house 50 puntata 50 il panel, la vedete anche 50. Poi su YouTube, sul canale Lostic Duo e anche in podcast su Spotify, iTunes, poi metteremo tutti i link insomma legati anche alla musica dei Pericops. Il nuovo album che uscirà, sappiamo quando uscirà? Esce a febbraio 2020. Vabbè, buonanotte. Beh, buonanotte, siamo già quasi ad aprile, eh. Fa meno 2019 è già vecchio, è già passato. È andato, ragazzi. C'è da bruciare il vecchione anche del 2019. Allora, se volete vincere la maglietta e il CD dell'Offsic Duo, rispondete a quest'ultimo indovinello che Emiliano vi farà e poi ci salutiamo. Ah, gliel'abbiamo data su sull'altro, non capisco. È troppo difficile. Però non l'hanno neanche sentito in tanto. No. Secondo me l'ultimo è per passione, per divertimento. Invece questo che dice adesso, cioè questo qui che dice adesso è per così, per passione.
Cioè, quindi sono, questo va in, partecipano con quest'ultimo oppure no? No, questo ultimo è per gioco, invece quello di prima è la maglietta. Ah, va bene. Sì, sì, non è che si può farla troppo facile, perché cioè, se no si abbassa la media. Vabbè, ma risponderanno entro lunedì prossimo, devono rispondere. Esatto, entro lunedì il primo che risponde. Sì, il primo che risponde, maglietta. Vai! Allora, facciamo così, passeggi per Bologna con un tuo amico e incontri per strada due sorelle. E auguri. Beppe Maniglia. No. Che sono figlie del signor Rossi, ok? Ok. Va bene? Okay. Va bene? Sì. Il tuo amico conosce molto bene la famiglia Rossi, cioè sono proprio amici, e ti dice che c'è esattamente il 50% di probabilità che entrambi abbiano gli occhi azzurri. Ah, pensavo che... Perché in realtà sono figlie del macellaio. Allora, la domanda è, quante figlie ha il signor Rossi e quante fra queste hanno gli occhi verdi? Ma mi sono persa ancora. Mi sono un po' perso anch'io. Mi sono un po' perso. Perché stavo... E io stavo immaginando i nani. I nani. I nani. Allora, di nuovo, passeggi per Bologna, incontri il signor Rossi e con un tuo amico. Con tuo amico. Il tuo amico, capito, conosce molto bene la famiglia del signor Rossi. E non diciamo perché. Va bene. Dice, e ti dice da lontano, ti dice, guarda che c'è il 50% di probabilità, ok? Guarda, da lontano, sì. Non l'ho ancora visto, c'è il 50% di probabilità che entrambe le figlie abbiano gli occhi azzurri. Ok. Va bene? Sì. Ma ne ha due di figlie? Lì ne ha due in quel momento lì, capito? Ah, ok. Va bene? Lì. Vede, no. Incontri per strada le due sorelle, queste due sorelle. Ah, ok. Capito? La domanda è, quante figlie ha il signor Rossi? Tutto, capito? Quindi come facciamo a sapere? Potrebbe averne delle altre a casa. Quante figlie ha il signor Rossi e quante fra queste hanno gli occhi verdi? Quindi vuol dire che non tutte hanno gli occhi azzurri. Sicuramente una ce l'avrà. Dice il 50% di probabilità, vedendo solamente queste due persone. Ma come fai a sapere quante figlie ha, scusa? Solo con una probabilità di quante hanno gli occhi azzurri? Cioè, no. È indovinello. Mancano degli elementi. Mi però. Sembra un po' strano, però adesso vedremo. Indovini indovinello. Allora, scusa, lì ce ne sono due. Ne vede due. E dice, lì, da lontano dice, c'è il 50% di probabilità che entrambi abbiano gli occhi azzurri. Ma mi sembra che questa cosa di indovinelli ce ne freghi solo uno. Magari quelle due hanno gli occhi azzurri sicuramente perché sono gemelle. Però se sono entrambe con gli occhi azzurri non è più il 50% di probabilità, sarebbe il 100%. Quindi bisogna capire quante figlie ha a casa il signor Rossi e quante di queste hanno gli occhi azzurri e quante hanno gli occhi verdi. Vabbè, insomma, va. Ci pensiamo? Non capisco come fa uno a determinare quante figlie ha il signor Rossi. Neanche io quello. Però a volte insegnano gli indovinelli, non sempre devi dire un numero. Può essere una percentuale, quindi adesso la percentuale di quante hanno gli occhi verdi, probabilmente una percentuale. Secondo me una sicuramente, secondo me lui ha una figlia e ne ha una con gli occhi verdi. Una azzurro, uno verde. Esatto. Però allora, quante figlie ha in tutto? Una. Ha una, ma ne vedi due per strada, quindi ne ha ma più siamo due. Sicure che ne ha due? Sì, sì, sì. Sono sicure che sono due sorelle. Il tuo amico dice, guarda, sono le due sorelle, le figlie del signor Rossi. Una ce li ha verdi e una ce li ha blu. Quindi 50%. Esatto. E ti dice quel 50% di probabilità che le abbiano entrambe gli occhi azzurri. Attenzione. Perché una ce li ha tipo Gesù, una verde e una azzurra. Ah, uno e uno. Sì, se nascono così. E prendono il caffè, vanno, entrano e poi prendono il caffè con... Non lo so, Emi, ci dai la soluzione? Dai, daccela. No, ma aspetta, allora. Una... Devi prendere un foglietto e fare i conti. Ma in realtà era sterile il signor Rossi, quindi non può avere figli. No. Aggiungo elementi. Ah, bello questo. Signor Rossi e Rossi. No. C'ha gli occhi rossi. No, allora, allora ha due figlie. Il tuo amico ti dice sicuramente il 50% che sono azzurri. Dice, c'è il 50% di probabilità che siano entrambe azzurri. Allora, secondo me ne ha quattro, di cui due ce li hanno azzurri e gli altri due ce li hanno verdi. E se in quel caso lì sono uscite due con gli occhi verdi? No, scusa, non ho capito. Se per caso tu per strada sei col tuo amico e quelle due sono lontane, metti che sono le due con gli occhi azzurri. Sì, e le altre due sono con gli occhi verdi. Metti che sono uscite le due con gli occhi verdi. E le altre due ce l'hanno azzurri. E metti che è uscita una verde e una azzurra. Una e una. Ma non è il 50% di probabilità che le abbiano entrambi azzurri. Vabbè, ma la probabilità gioca sul fatto che potrebbero nessuna avere anche azzurri. Però deve andare per probabilità.
Comunque il Doc, Luca Doc Bompiani, dice: come siete arrivati a parlare di figli gemelle occhi verdi azzurri? Cioè, perché qua c'è il gioco, stiamo facendo i novinelli per vincere la maglietta Love Sick Duo, però l'indovinello per la maglietta è prima ed era probabilmente ancora più difficile, ed è quello dei nani. E i nani, esatto. No, secondo me questo non Alessio è Mani dice: ma il signor Rossi era per caso parente di David Bowie? Potrebbe. Probabile. Cioè, il mio amico mi dice che c'è il 50% di probabilità che queste due per strada abbiano entrambe, sì, dice: tu guarda le due figlie, sono le due sorelle Rossi. Dacci un indizio. Entrambe hanno gli occhi azzurri, c'è il 50% di probabilità. Sì, ma dacci un indizio, perché così non ce l'abbiamo. Io do forfè subito, mi mancano gli elementi. Indizio che va. Bisognerebbe prendere un foglietto e fare le varie possibilità di quante, quando escono due sorelle per strada, quante, cioè in questo modo di capire quante sono le sorelle, sì, e quando escono per strada la percentuale che ci sia il 50% di probabilità che escano esattamente le due con gli occhi blu. Ah, capito. Ah, ok. Cioè tu devi fare il numero di sorelle per far sì che il 50% delle sorelle abbiano gli occhi azzurri? Esatto. Entrambe. Entrambe. Cioè, se mettiamo che supponiamo che il signor Rossi abbia tre figlie, sì, ok? E due hanno gli occhi azzurri e una verde. Allora devi fare i conti quando esce la sorella A con la sorella B, la sorella A con la sorella C, la sorella B, devi fare le combinazioni. Tipo 3 per 3. Esatto, devi fare le combinazioni grigine. Va bene. Bene, ci dai la soluzione per chiudere questa puntata senza avere il magone, che già c'ho il magone dei nani? Ma no, posso dare la soluzione. Va bene, te la scriverò su WhatsApp. La scriviamo. Dai, la scriviamo. Allora, ringraziamo Emiliano Vernizzi che è venuto in treno. Consiglio a tutti di usare più i mezzi e anche la bici la mattina prima di fare colazione. Così se svenite per strada qualcuno. Ci manca solo una cosa da finire. La giornata di Vernizzi non abbiamo finito. Come finisce? Cioè, abbiamo detto pomeriggio, cosa succede dopo il pranzo? Pomeriggio succede di tutto. Quello, ragazzi, che dicevamo prima, che tra telefonate e studio, quello che si riesce. Tipo, pomeriggio o suoni o vai a suonare o continui. E la sera? La sera, ragazzi. Perché te hai detto che lavori la sera anche. La sera, se sono a casa la sera, sì. Se invece non sei a casa, dove vai di solito che ti piace? Vabbè, o esco con gli amici, o si va a suonare, o se vai al cinema guardi qualcosa, ma solitamente lavoro abbastanza la sera. Ormai lavoro molto la sera. Ah. Non, sei uno che guarda film, cosa fa? Leggi gli indovinelli, cosa fa? Leggo libri di indovinelli. Fa le consulenze di indovinelli. Leggi libri, sì. Lettore. Leggio libri. E poi svieni verso le 3 del mattino. Alessio, a me viene 9.3 periodico. Ah, beh, è già una risposta comunque. È già una risposta. Stiamo andando bene. Però bene. No, perché non puoi avere 9.3 per sorelle. No, si manca una mezza sorella. Ma quella dell'euro mancante l'avevamo fatta? Sì, ma basta, perché mi viene l'ansia con i novinelli non risolti. Va bene. Va bene. La nuova rubrica. Capitolo aperto. L'ansia di... Va bene. Bene, ragazzi, noi intanto vi salutiamo. Chi volesse stasera c'è la Gemma al Cortile Caffè di Funk, che inizia alle 9:30 e chiude alle... Vedo adesso perché è apparso 11:30. Alle 11:30 venite a supportare la musica, venite a bervi due birre e a suonare un po' di note. Se no, ci vediamo lunedì con Fabio Nobile e ci vediamo qui nei commenti, perché vogliamo la soluzione dell'indovinello dei nani. E noi Lovesick Duo. E noi Lovesick Duo ci vediamo questo venerdì all'Osteria Municipio, Gaiarine e Treviso. Oh yeah. E domenica a Bolo. E domenica festa dei birrifici indipendenti organizzata dal Locomotive Club. Locomotive, lo spazio all'aperto dietro, orario pranzo e cena, facciamo doppietta lì, sempre allo stesso posto, quindi venite, siateci e comprate la maglietta o non comprate la maglietta, perché arrivate con la soluzione dell'indovinello dei nani a mano. Facciamo un grande ringraziamento a Emiliano e presto. Grazie a voi, ragazzi, buon rientro a Perma. Lovesick Duo, grazie. Ciao. Ciao.